Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è l'esterno destro croato in forza all'Inter, ovvero Ivan Perisic, nella sua versione International Man of the Match per l'ottima partita disputata contro la Spagna nell'ultima partita del loro girone, se non ricordo male. Una carta decisamente interessante, che però devo dire che mi ha deluso un po', ma andiamo a vedere subito nel dettaglio, così giusto per farvi capire. Allora, iniziamo ad analizzare la carta dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, troviamo un bel 87 sulla carta. Una cosa che però voglio farvi notare è la differenza tra accelerazione e velocità scatto. C'è una differenza tra i due valori di circa 5-6 punti a favore dell'accelerazione. Cosa significa ciò? Che sullo scatto è sicuramente ottimo, infatti il valore si aggira sui 90. Adesso non so dirvi le statistiche esatte perché non sono uscite neanche nel database di Foot, quindi è un po' difficile. Comunque, dovrebbe essere appunto l'accelerazione, scusate, intorno al 90, mentre invece la velocità intorno all'84-85. Significa che nei primi 10 metri è un giocatore sicuramente difficile da fermare, però poi sulla corsa, magari avendo un terzino rapido, è più facile da recuperare. Per quanto riguarda il dribbling, spendo poche parole perché credo si commenti da solo. Un bel 86 sulla carta, con statistiche abbastanza nella media per un esterno. Da far notare l'87 circa, ripeto circa perché non ci sono statistiche ufficiali per quanto riguarda il controllo palla e il dribbling secco, mentre invece pecca un po' in agilità, però parliamo comunque di un giocatore alto 1,87, quindi non essere proprio agilissimo ci sta. Per quanto riguarda il tiro, invece, troviamo quella che per me è stata la nota dolente in assoluto di questo giocatore. Dovrebbe avere delle statistiche di tutto rispetto, cioè non dovrebbe avere, ha delle statistiche decisamente ottime, infatti troviamo un bel 86 sulla carta. Però in gioco non rendono come dovrebbero. Tante volte mi è capitato di arrivare davanti alla porta e sbagliare, tirare anche giù qualche bestemmione perché, boh, dei gol facili così non dovrebbe sbagliarli. Certo, poi compensa magari facendo dei gol impossibili, saltandosi tutta la difesa oppure con tiri improbabili. Però, boh, preferisco uno che gol facili li fa. Perisic non è quel tipo di giocatore. Anche il classico tiro a giro buggato sul primo palo tante volte non funziona. Infatti, come potete vedere dalle clip, tante volte tra pali, traverse o addirittura fuori. Non va, ecco, non va. Non saprei come altro dire, non va il tiro. Però, sempre tra le statistiche del tiro, c'è da dire che il posizionamento è assolutamente veritiero, anzi, oserei dire che sia qualcosa in più. Non tanto per gli inserimenti, perché per quelli, a proposito, mi ero dimenticato di dirlo, se volete che il giocatore si inserisca dovete assolutamente mettere tra le istruzioni inserisciti alle spalle, perché a causa del work rate normale, normale, se non fate ciò resterà quasi sempre fermo e si inserirà poco. Anche se, ripeto, il posizionamento c'è, quindi magari fuori dall'area è messo bene per tirare, eccetera. Per quanto riguarda il dribbling, mi ero dimenticato di menzionare le 4 stelle skill, che sono ottime e aiutano a compensare anche in minimo quell'agilità. Mentre invece per il tiro e per il passaggio in generale troviamo quelle 5 stelle piede debole. Che c'è da dire che quando deve sbagliare sbaglia con entrambi i piedi, però sia a destro che a sinistro, quando capitava il momento così magico in cui andava bene, mi ha segnato e insomma, va a destro o sinistro la differenza non si vede, sia quando sbaglia sia quando fa le cose bene. Le statistiche di difesa al solito le salto, anche se sarebbe giusto menzionare la precisione testa che si aggira intorno all'85-86, e andiamo direttamente al passaggio. Il passaggio è il punto forte di questo giocatore, infatti troviamo un bel 87 sulla carta, con statistiche di tutto rispetto, come ad esempio l'86 circa, 87 di passaggio corto, l'84 effetto, eccetera, eccetera. Anche per le punte abbia dei valori altissimi, devo dire che il fatto che le tiri in quel modo, ovvero 90 gradi rispetto alla palla, aumenta tanto, lo aiuta tanto, ma di questo magari ve ne parlerò un'altra volta. In conclusione, andiamo al fisico, che insieme al passaggio è il punto di forza di questo giocatore. Troviamo tutte, e ripeto, tutte le statistiche sopra l'80, a parte l'aggressività, che però è abbastanza buggata, perché uno con meno di 80 di aggressività difficilmente va a pressare spesso il portatore di palla, mentre invece lui è perennemente attaccato al difensore, al terzino, quello che è. Proprio per quanto riguarda il fisico, particolar menzione la merita l'elevazione. Con un valore superiore al 90, e avendo quell'elevazione ed essendo, ripeto, alto 1,87, potete ben capire che per quanto riguarda i colpi di testa è un po' infermabile, ma giusto un filino.
Il consiglio che do io è di usarlo o da TD o se proprio volete rischiare come ho fatto io, metterlo attaccante con 7 di intesa, perché magari pericoloso negli inserimenti rende meglio di come farebbe da esterno. In conclusione andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro troviamo accelerazione, dribbling in generale, i colpi di testa che è in assoluto il pezzo forte di questo giocatore, queste le vite debole. Tra i contro troviamo solamente la finalizzazione, che per me è un grosso difetto. E anche se grosso, però è l'unico, quindi alla fine, come voto finale, un 8 non glielo toglie nessuno. Se non avesse avuto appunto quel difetto per la finalizzazione, io onestamente lo dico, gli avrei dato 10 perché per tutto il resto è un ottimo giocatore. Anche per quanto riguarda il prezzo, perché non costa proprio tantissimo. Certo, l'avrei preferito magari trequartista o attaccante o mezzapunto, in modo da metterlo proprio a TT. Però esterno comunque il suo dovere lo fa. Con questo il video termina. Vi ricordo di passare dai nostri social. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e magari commentate per farci sapere cosa ne pensate, come vi siete trovati voi con la finalizzazione di questo giocatore, eccetera. Un saluto, addio.